Nicola, buongiorno, ben ritrovato. Vado subito al dunque. Indiscrezioni parlano di un girone di promozione che con la promozione ha poco a che fare. Diciamo le indiscrezioni ci portano un campionato tosto. Siamo abbastanza abituati dopo l'anno scorso, dove c'era campionati di prima categoria estremamente difficili, con squadre importantissime, hanno fatto sempre la teoria sopra. Anche quest'anno, diciamo, ecco, la fortuna non è dalle nostre parti. C'è squadre attrezzatissime, molto probabilmente saremo nel girone livornese, pisano, fiorentino, quindi un po' una novità. Insomma, non ho ricordanza di aver visto un girone del genere in passato. Saranno squadre attrezzate molto, saranno giocatori importanti. Allo stesso tempo però penso che la qualità del gioco sarà importante, quindi quando la qualità del gioco è importante per le squadre tecniche, diciamo anche come la nostra, è un vantaggio, poi ovviamente te la giocherai sul campo, però ecco, preferisco sinceramente squadre attrezzate tecnicamente piuttosto che squadre magari che vanno più sull'intensità, più sulle seconde palle. Quindi io personalmente sono contento di questo girone. Sarà difficilissimo ovviamente, perché sì, ci sono... poi ora cambia il tuo lavoro, anche perché qui c'è da tutto riorganizzare, trasferte tutte diventano tutte più complicate anche da organizzare. Sì, sarà questa l'ufficialità, sarà, ecco, per le casse delle società non sarà semplice, ma allo stesso tempo però sarà affascinante, perché giocheremo in degli stadi che hanno poco a che vedere con la promozione, questo è poco sicuro, quindi sarà anche uno stimolo affascinante e noi dovremo farci trovare pronti e entusiasti di partire per questo campionato e vestire queste maglie con questi colori. E un campionato, come hai detto te, difficilmente ci sono ricordi di un girone fatto in questo modo. Ti lancio una provocazione, è il solito discorso, la provincia di Grosseto è un po' marginale rispetto a Firenze? Ah, questo ecco, non sta a me dirlo, nel senso, noi prendiamo quello che viene da Firenze e vedremo un po'. Sicuramente sarà un campionato difficile, ma per noi che siamo una matricola, anche se squadra, sono molto contento della squadra che abbiamo costruito, sarà un campionato difficilissimo e per noi è comunque una novità, anche se eravamo nel Senese, se eravamo da tutte altre parti, quindi io onestamente non vedo l'ora di partire. Quindi un campionato affascinante dove speriamo il Belvedere possa essere protagonista. A questo punto aspettiamo solo l'ufficialità dei gironi. Perfetto, sì. Ti ringrazio, in bocca al lupo. Grazie.